Passiamo alla tavola rotonda. L'abbiamo concepita come un momento abbastanza libero in cui interlocutori con i quali abbiamo avuto occasione di collaborare in questi anni e di partecipare, per esempio, alle attività della Convenzione sul Clima, possono darci le loro valutazioni, non tanto sull'inventario in sé, quanto sulle necessità di dati di riferimento per le politiche di riduzione delle emissioni e su quello che so, anche la loro valutazione sui nuovi obiettivi che si prevede che saranno approvati dalla Convenzione sul Clima e a livello di Unione Europea. Ecco, io comincerei con interlocutori di livello, diciamo, di competenza nazionale per passare poi ad una discussione anche sul ruolo delle regioni e degli enti locali. Vorrei far vedere intanto alcune slide che ho preparato proprio per dare un'idea del contesto nel quale si situa questo dibattito, questa presentazione dei dati. Qui questa prima slide fa riferimento al processo di review. Lo strumento dell'inventario non è uno strumento sviluppato in maniera così casuale o un prodotto di ricerca, è un'attività che viene svolta sulla base di linee guida estremamente precise, messe a punto, prima dall'IPCC e poi recepite dalla Convenzione sul Clima. Quindi, la qualità è anche testimoniata e garantita da questo processo di review internazionale e abbiamo riportato nella slide alcuni estratti della revisione che è stata fatta dal segretariato sul clima, della trasmissione di dati dell'inventario che abbiamo trasmesso l'anno passato, che in genere, ecco, queste revisioni in genere, soprattutto in questi ultimi anni, sono abbastanza positive per quanto ci riguarda. Ecco, l'elemento positivo, l'elemento nuovo è quello che l'inventario comincia a essere riconosciuto come strumento di riferimento delle politiche nazionali e non solamente delle politiche ambientali, se è vero che la legge 39 del 2011 stabilisce l'inclusione nel documento di economia e finanza, il DEF, del quale si parla tanto questi giorni, del quadro di attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Quindi esistono diverse politiche a questo punto, nazionali, che fanno riferimento a questi dati, in particolare il documento chiave della programmazione economica in un allegato contiene tutti questi dati. Quindi l'importanza di questi dati è riconosciuta per l'intero Paese a livello nazionale. Ecco, quali sono i limiti, e le necessità magari di sviluppo di questa banca dati e dell'informazione che essa contiene. Intanto, e l'ha già citato Marina Vitullo nel suo intervento, per il periodo, nell'ambito della Convenzione sul Clima, per il periodo successivo al 2012, successivo al Protocollo di Kyoto, sostanzialmente le regole di accounting vengono a cambiare, quindi si passa a un meccanismo diverso che consente ai diversi paesi di contabilizzare tutto il carbonio in più rispetto a un livello di riferimento. Esiste già una decisione, la 529 del 2013 dell'Unione Europea, che in vista di questo cambiamento rende obbligatorio il reporting di tutte le attività legate alle foreste e agli uso del suolo. Esiste anche una pressione da parte degli operatori per introdurre, al fine di introdurre un mercato volontario dei crediti di carbonio
che tenga conto dei crediti legati all'agricoltura e alle foreste. Questo mercato non si è sviluppato per la semplice ragione che nell'emission trading la Commissione europea ha escluso che si potessero utilizzare crediti provenienti da foreste e uso del suolo. Gli operatori del settore pensano che un meccanismo di questo tipo valorizzerebbe le attività agricole e il contributo che le attività agricole e forestali danno alla protezione dell'ambiente, ma obiettivamente è necessario inventarsi qualcosa di nuovo per introdurre un meccanismo del genere. Vado rapidamente alla conclusione. A livello settoriale, l'inventario, mentre a livello nazionale l'uso dell'inventario è accettato come strumento di riferimento, l'utilizzo a livello settoriale non è stato ancora formalmente recepito, nel senso che io non ho notizie di politiche settoriali che usano l'inventario come riferimento o indicatori ricavati dai dati dell'inventario. Qualche eccezione riguarda le politiche nel settore agricolo e magari di questo ne parlerà la dottoressa Morelli, ma per esempio vi faccio vedere che cosa prevede la normativa più recente del Regno Unito, che prevede dei budget di carbonio per ciascun ministero e per tutti i settori corrispondenti ai diversi ministeri del Regno Unito, e che quindi ha portato a dei piani per la riduzione del carbonio da parte di un numero incredibile di istituzioni che si sono poste il problema di qual è l'impatto delle loro attività sul clima e di come ridurre questo impatto. Ecco, tutto questo ancora in Italia è ai primordi probabilmente. È andata invece molto avanti, è andato molto avanti il coinvolgimento dei comuni nell'ambito attraverso lo strumento del patto dei sindaci che diciamo, secondo questi dati vedeva un'adesione da parte di 2.417 amministrazioni, prevalentemente comuni, qualche provincia, e per ora è un obbligo quello della presentazione entro un anno dalla firma, dei piani di azione per l'energia sostenibile. Finora sostanzialmente ne sono stati presentati circa 1.500. Questi piani contengono anche un inventario delle emissioni come obbligo principale e secondo l'analisi di questa esperienza che è stata fatta dal Centro di Ricerca Europeo di ISPRA, proprio gli aspetti tecnici, la mancanza di dati, le difficoltà tecniche, la mancanza di coordinamento vengono viste come uno dei problemi che hanno impedito la predisposizione di piani in tempi rapidi e di piani che peraltro siano efficaci. Per cui diciamo, il Ministero dell'Ambiente aveva avviato un'iniziativa per facilitare la preparazione dei piani e in particolare la predisposizione dell'inventario attraverso l'individuazione di banche dati uniformi sul consumo energetico, l'applicazione di modelli ad hoc e l'omogeneizzazione dei software che vengono utilizzati. Naturalmente è inutile dire che la persona che coordinava questa attività con la crisi di governo è passata dal Ministero dell'Ambiente al Ministero della Giustizia e quindi speriamo che l'operazione venga ripresa perché era davvero meritevole. Ecco, mi sembra di aver posto un po' i problemi sui quali chiamo i diversi relatori a esprimersi in maniera assolutamente libera e a darci le loro valutazioni, che sono anche di particolare interesse per l'attività che fa l'ISPRA. Proprio a testimonianza dell'interesse il quale il Ministero delle Politiche Agricole segue questa attività, interesse che è stato dimostrato nel corso degli anni, volevo dare la parola per prima alla dottoressa Leila Morelli.
Allora, buongiorno a tutti. Sì, dunque, intanto prendo subito appunto, la palla al balzo, visto che l'ingegnere appunto, mi ha convocato. E per quanto riguarda diciamo, le politiche di sviluppo rurale, adesso siamo già praticamente nella nuova programmazione, la 2014-2020, che vabbè, dal punto di vista pratico, tecnico, dovrà ancora iniziare, ma i PSR sono già in fase di elaborazione. Quindi per questa nuova diciamo, programmazione, che cos'è che si prevede per quanto riguarda proprio l'aspetto dei cambiamenti climatici e delle emissioni di gas serra? Allora, ovviamente sempre di più l'agricoltura è chiamata a dare un forte contributo, prima di tutto per la mitigazione e poi anche sulla parte dell'adattamento. E questo come lo fa? Come sempre tramite i programmi di sviluppo rurale. Programmi di sviluppo rurale che appunto prevedono che ci siano proprio delle misure ad hoc, che sono le misure che prima venivano chiamate semplicemente agroambientali, adesso hanno assunto invece tutta la caratterizzazione di misure agroclimatico-ambientale. E il regolamento proprio dello sviluppo rurale, nel momento in cui appunto dice che almeno il 30% delle risorse di un PSR deve essere destinato all'obiettivo climatico, dà anche diciamo, come indicazioni quali sono le misure su cui puntare. Quindi c'è il budget, sì, ma è il budget appunto messo diciamo, a disposizione sempre dalla politica agricola comune, quindi dal FEASR, e sostanzialmente è sempre questo, così come lo era anche nella programmazione precedente. Quindi non si può dire che ci sia un mercato del carbonio che va a remunerare effettivamente le entrate e le uscite, per così dire, per quanto riguarda appunto questo per i gas serra, però ovviamente si spinge sempre di più sul diciamo, far sì che le misure su cui lo sviluppo rurale può contare siano sempre meglio definite per questi obiettivi climatici. A dimostrazione di questo basta anche andare a vedere un po' diciamo, gli indicatori che sono stati proposti per la nuova programmazione. Se si vanno a vedere, ad esempio, gli indicatori di contesto, che sono quelli che servono a descrivere la situazione di partenza dei PSR, e gli indicatori invece di impatto, che devono proprio andare a stimare quale risultato a cui sono arrivati questi PSR, si vede proprio chiaramente che c'è proprio l'indicatore proprio sui gas serra dal comparto proprio agricoltura. Quindi è ovvio che diciamo, il contributo dell'agricoltura, se già con il CEC della PAC del 2009 incominciava ad emergere, ma bisognava andarlo diciamo, per così dire, ad estrapolare dalle varie misure presentate, adesso invece è proprio, per così dire, palese. E poi oltre questo mi riaggancio anche alla decisione che prima aveva nominato l'ingegner Gaudioso, la 529, che è stata emanata praticamente poco più di un anno fa, e lì è chiaro che ovviamente è un altro motivo per cui è fondamentale per noi decisori politici avere praticamente delle indicazioni e dei dati sempre più precisi. Questo perché sapere esattamente qual è il settore più emissivo, quali sono anche diciamo, i costi delle varie misure, ci permette appunto nell'ottica dei costi e di benefici di andare a individuare quali sono i settori agricoli e zootecnici su cui intervenire con priorità. Calcolare i costi di attuazione delle misure, perché anche questo va comunque considerato. E poi di conseguenza appunto proporre, fare un piano, per così dire, strategico per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Colgo anche l'occasione per dire che ormai sempre più diciamo, è palese il fatto che è necessario mettere mano, diciamo, istituire quello che è il registro dei serbatoi di carbonio, però specifico per il settore agricolo. E per questo, diciamo, già da tempo è stata
istituita una collaborazione con ISMEA, ISPRA e anche ovviamente con il Ministero dell'Ambiente, proprio per cercare di definire meglio anche sempre di più il ruolo di questo settore. Ringrazio la dottoressa Morelli. Vorrei dare la parola ora a Riccardo Valentini, che in questo, che è nella sua attuale sede di lavoro come capogruppo presso la Regione Lazio, ma ha avuto occasione di dare contributi a questa attività in molte altre maniere, a partire dalle attività svolte nell'ambito dell'IPCC. Riccardo. Grazie Domenico, buongiorno a tutti. Infatti sono un po', imbarazzato nel prendere quale ruolo prendere, se il ruolo di chi si è occupato di queste cose dal punto di vista scientifico, nel mio passato, esperienza, e anche ovviamente oggi appunto in un ruolo che è più di governo della Regione Lazio, su cui stiamo cercando di fare alcune cose e vorrei anche raccontarvele proprio in linea con questo, con il tema della mitigazione dei gas serra e dell'energia. E immagino, non so se anche l'assessore Rifreggeri poi interverrà, quindi spero che possa intervenire anche su questo tema. Ecco, la prima considerazione, dal punto di vista, se vogliamo, un po' più nazionale e se volete internazionale, perché poi il titolo di questa rotonda è oltre Kyoto, no? Quindi anche pensare al dopo. Beh, intanto volevo ringraziare ISPRA per questo contributo fondamentale e importante, perché nonostante questi ultimi, possiamo dire, forse 15 anni, dal 97 in poi, di Kyoto, negoziati, ratifica e così via, il ruolo di questa agenzia è rimasto una costante di riferimento, nonostante quindi tutti i cambiamenti, avvicendamenti, governi che cambiano, avere questi dati, queste informazioni puntualmente arrivano ogni anno a livello nazionale per il nostro paese, per le istituzioni, è sicuramente molto importante. E infatti anch'io mi associo un po' alla notazione, anche un po' parte negativa, di come spesso la stampa non dà sufficiente risalto a queste informazioni e a questi dati, spesso anche come le istituzioni non prendono seriamente questi inventari, che invece sono fondamentali proprio per capire le politiche e se vogliamo seriamente affrontare il tema dei cambiamenti climatici. Quindi questo però è un tema che sta diventando molto attuale. Sono usciti due rapporti a distanza di una settimana, uno dall'altro, dall'IPCC, uno circa due settimane fa, adesso non mi ricordo più esattamente, in Giappone, Yokohama, il rapporto del Working Group 2 sugli impatti dei cambiamenti climatici, è uscito questa settimana, quindi ieri, lunedì, la conferenza stampa, il Working Group 3 sui costi economici dei cambiamenti climatici. Il quadro che emerge, e che è stato anche ripreso anche dal quadro internazionale, John Kerry si è espresso in maniera molto, molto dura. La verità, spesso poi quando escono questi rapporti tutti saltano sulla scia e cominciano a dire è una cosa drammatica, dobbiamo fare, agire. Poi dopo c'è questa energia di attivazione, un picco, poi dopo si ferma tutti quanti. Però questa volta, però, questo è il rapporto dopo 5 anni, esce dopo il rapporto l'R4, e quindi è una pietra miliare, una pietra miliare di informazione su quello che è l'aggiornamento della situazione. In questo senso vorrei dire che siamo nel piano dell'attualità. Io sono stato poi un autore del rapporto del Working Group 2, quindi stavo proprio a Yokohama in Giappone alla presentazione, e devo dire che il messaggio è piuttosto preoccupante. In sintesi, siamo già nell'era del cambiamento climatico. Rispetto all'era preindustriale abbiamo già acquisito 0,6 gradi centigradi di riscaldamento, e già molti segni sono attribuibili di impatto sugli ecosistemi al cambiamento climatico. C'è un accordo ormai netto su questo.
E sicuramente abbiamo di fronte a noi due periodi, due finestre temporali fondamentali, una fino al 2030-2040, in cui sostanzialmente avremo un cambiamento climatico comunque, ci sarà un riscaldamento globale comunque, e quindi dove dobbiamo cominciare a fare delle politiche di adattamento, quindi c'entra anche questa nuova, diciamo così, questione che il nostro paese sta cominciando ad affrontare, ma un po' lento. Quindi abbiamo davanti a noi un discorso di adattamento a un cambiamento climatico comunque inevitabile, e poi se vogliamo evitare una catastrofe veramente planetaria, questo, posso usare questi termini, insomma, non credo di rischiare, diciamo, di dire cose catastrofiste, ma ci sono scenari di 4 gradi centigradi che portano veramente a problemi enormi, anche sul piano dell'estinzione di massa, di specie, innalzamento dei livelli di mare, quindi sono scenari molto catastrofici, che noi sapremo nel 2030-2040 quale di queste vie prenderà, insomma, il clima, o sarà sullo scenario dei 2 gradi centigradi di stabilizzazione all'interno dei 2 gradi centigradi, oppure supererà i 4 gradi. Quindi, e questo purtroppo non lo possiamo sapere oggi, e dobbiamo oggi fare delle cose, perché nel 2030-2040 ci possiamo trovare sullo scenario meno impattante, quindi nemmeno possiamo aspettare il 2030 per capire, ma vediamo un po' come vanno le temperature, no? E il 2030 accorgersi che siamo sullo scenario dei 4 gradi, cominciamo allora a fare, no? La conversione della società verso la bassa intensità di carbonio. Quindi dobbiamo farlo oggi per evitare di trovarci poi nel 2030-2040 in questo scenario di 4 gradi. Quindi il tema della mitigazione, questo è abbastanza, è certo, ed è uscito anche, approvato dai governi che hanno approvato il rapporto, e i costi di questo poi non sono dei costi così drammatici, insomma il costo della mitigazione, è confermato dall'ultimo rapporto, è ancora accettabile nell'ambito, diciamo, dell'economia globale. Volevo dire questo, scusate se ho fatto un po' lunga, però mi sembrava doveroso farlo, per dire come io spero che questa volta ecco, tutti quelli che oggi dicono è drammatica la situazione ci credano veramente, i governi, so che non i cittadini, penso che già l'abbiano capito, ma i governi lo prende anche l'Europa e lo prende anche il nostro governo come una sfida importante. Io credo che si debba ripartire sul discorso di un'economia a bassa intensità di carbonio. Ci sono dei margini importanti, mi ha molto colpito il dato di questo inventario, che è interessante perché ha una serie storica, quindi diciamo permette di confrontare i trend, dove nonostante ci sia una riduzione delle emissioni sostanzialmente in quasi tutti i settori, che può essere attribuibile alla crisi economica, in parte anche a una penetrazione di energie rinnovabili che comunque il nostro paese ha portato al 30%, quindi diciamo è un risultato importante, però mi ha colpito il dato sulla mobilità che invece è cresciuto, le emissioni dovute alla mobilità è l'unico settore che ha avuto invece un incremento di emissioni di gas serra, quindi questo è anche l'utilità, diciamo, dell'inventario, ci fa accendere un faro sulla mobilità, sui trasporti, e questo è un tema anche che riguarda le regioni, i governi locali. Nella Regione Lazio noi stiamo approntando proprio in questo periodo il nuovo piano energetico regionale, sono 12 anni che non abbiamo un piano energetico regionale del Lazio, quindi è una grande scommessa, questi vostri dati ci danno quindi anche l'occasione di affrontarlo con un po' più di concretezza. Abbiamo posto, questo diciamo lo dico noi intendo dire il gruppo politico, permettetemi questa notazione, nostro ha proposto degli obiettivi ambiziosi al governo del Lazio, noi vogliamo che la Regione Lazio sia una regione ambiziosa sul piano energetico, non può essere la seconda regione d'Italia per PIL e una regione che ha un PIL pari all'Ungheria, al Portogallo, stare fuori da questa grande sfida che è anche la sfida della green economy, quindi noi vorremmo avere una regione che porti un obiettivo al 2030 al 40% di riduzione delle emissioni di gas serra, vogliamo porre l'efficienza energetica al 40% in questo piano energetico e una penetrazione di rinnovabili al 30%, che è il dato più o meno a cui diciamo tutti si allineano, però la Regione Lazio è molto indietro, la Regione Lazio è al 16%, quindi vorremmo
anche poter pensare che è possibile sostituire anche le vecchie centrali elettriche che la Regione Lazio ha nel suo territorio e hanno un grosso impatto con nuove forme di produzione di energia rinnovabile. Quindi è un'ambizione forte, però vogliamo metterla sul tavolo e io credo che le regioni possono fare tanto, per cui magari se poi ci ritornate anche su questo, anche sulla attribuzione di eventuali, ho visto che c'è l'esempio che hai portato del governo inglese per ministeri, ma magari anche per regioni, sarebbe un'iniziativa molto importante porsi anche gli obiettivi regionali sulla riduzione delle emissioni. Grazie, scusate se ho preso un po' più di tempo. Grazie mille Riccardo, terremo conto di quest'ultima indicazione, speriamo non solo nel nostro dibattito ma anche fuori. A questo punto, proprio per cominciare ad analizzare gli scenari, vorrei dare la parola a Veronica Cacciagli dell'Italian Climate Network. L'Italian Climate Network sta seguendo con estrema attenzione da un po' di tempo tutta l'attività negoziale e dobbiamo ringraziarla per questo lavoro che fa e anche per il lavoro che sta facendo in questo momento collaborando con ISPRA, l'ufficio stampa di ISPRA nel coprire su Twitter tutti i lavori della tavola rotonda. Grazie. Molto grazie. Sì, anch'io comunque vorrei ringraziare l'ISPRA per questo momento di condivisione che è assolutamente importante. Ecco, noi come tipo di associazione ci poniamo anche come ponte tra la scienza e il pubblico, quindi siamo molto attenti anche alle attività di comunicazione e anche per questo insomma seguiamo sia i lavori dell'ISPRA che poi anche le negoziazioni internazionali. E ecco, mi volevo riallacciare a quanto appena detto, al nuovo rapporto dell'IPCC. Io sono molto d'accordo anche nel definire lo scenario catastrofico e anche a cominciare a utilizzare questi termini, perché questo è quello che ci aspetta e le persone ancora non hanno veramente la comprensione di quello che potrebbe essere il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Per cui forse ci dovremmo anche un po' chiedere come anche rendere la comunicazione più accessibile e forse anche utilizzare dei termini che a volte dal punto di vista scientifico potrebbero sembrare semplicistici ma che almeno potrebbero andare a colpire le persone. E ecco, questo scenario è assolutamente inaccettabile, questo è chiaro per tutti. Un aumento di temperatura di 4-7 gradi centigradi al 2100 significa che il nostro livello di civiltà non sarebbe sostenibile. Dovremmo pensare a un altro tipo di futuro e questo francamente io non lo trovo accettabile. Quindi l'unica altra soluzione può essere solo quella proposta dall'IPCC, ovvero la decarbonizzazione totale dell'economia. Questa decarbonizzazione totale deve avvenire entro il 2100, poi insomma parlando accanto al professore mi sento un attimo in imbarazzo perché chiaramente comunque se c'è qualcosa di sbagliato comunque entro il 2100 e comunque anche di cercare comunque di iniziarla nel modo più veloce possibile. A questo si aggiungono anche altri aspetti. I prossimi 2 anni saranno fondamentali nelle negoziazioni internazionali sui cambiamenti climatici. In particolare quest'anno ci sarà la presidenza italiana dell'Unione Europea che parteciperà poi alla conferenza delle parti di Lima, il prossimo anno alla conferenza delle parti di Parigi. Alla conferenza delle parti di Parigi si dovrebbe raggiungere il nuovo accordo post-Kyoto. Quindi questo diciamo un pochino lo scenario che abbiamo davanti. E noi di fronte a questo scenario come ci presentiamo? Effettivamente dai dati risultano che abbiamo i compiti non fatti o scopiazzati, insomma, noi comunque ci presentiamo con un piccolo residuo di emissioni che non siamo riusciti ad aggiungere, però dobbiamo anche considerare poi il fatto che una parte delle riduzioni sono state dovute alla crisi economica. Quindi la domanda a questo punto è, noi abbiamo un serio programma di riduzione delle emissioni di CO2 come può avere la Gran Bretagna? Con i budget Kyoto e con delle azioni previste? Ecco, una domanda di serietà e quindi l'Italia a questo punto non si capisce ancora bene se prende seriamente l'impegno per il clima oppure no.
qualcuno nel pubblico sta scuotendo la testa. E insomma, questo è un pochino, secondo me, il punto fondamentale di questa discussione per il futuro. E poi riguardo alla comunicazione, secondo me sarebbe anche necessario un impegno complessivo maggiore da parte del governo per far capire ai cittadini l'urgenza del cambiamento, perché sicuramente le azioni a livello governativo fanno la loro parte, la loro grande parte, però finché i singoli cittadini, ognuno nella loro singola attività lavorativa, non sono a conoscenza di quale sia la necessità del cambiamento, ecco, non sarà comunque possibile raggiungere un risultato soddisfacente. E poi tra l'altro un altro appunto sul fatto che in questo momento tutti salgono sul carro dell'urgenza. Ecco, sinceramente in Italia mi sembra che nemmeno si salga su questo carro. Non ho sentito delle dichiarazioni da parte di politici, da parte del governo. Ecco. Conta un po' di più, insomma, appunto a livello internazionale sicuramente sì, ci sono queste dichiarazioni. Ecco, in Italia non ci sono nemmeno queste dichiarazioni, per cui se non ci sono nemmeno le dichiarazioni politiche sarà un po' difficile poi aspettarci che ci sarà un proseguimento. E poi un'altra, visto che sono in questo tavolo e c'è qua presente anche la Fondazione Sviluppo Sostenibile, volevo fare una domanda perché sui dati comunicati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile. Perché poi tra l'altro io giusto un paio di settimane fa ho scritto un articolo in cui si diceva che l'Italia ha raggiunto gli obiettivi del protocollo di Kyoto, perché era stato così comunicato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile. Adesso dovrò scrivere un altro articolo in cui dico l'Italia non ha raggiunto gli obiettivi del protocollo di Kyoto, e quindi dovrò dare delle spiegazioni. Allora, visto che sono qua, passo anche la palla su questo. Grazie. Ringrazio Veronica Cacciagli, darei subito la parola ad Andrea Barbabella per una risposta e un chiarimento anche sul perché ci sono queste differenze di valutazione, però vorrei chiedere anche di non, visto che il dossier della Fondazione Sviluppo Sostenibile non riguardava solo i dati passati, ma conteneva anche un'analisi degli obiettivi futuri, di non trascurare anche quest'altro elemento e che cosa i target previsti e in discussione rappresentano per l'Italia. Grazie. Grazie per l'invito innanzitutto e complimenti per il lavoro, perché è un lavoro, insomma, basta guardare il documento per quei pochi che lo riescono a leggere, perché è una cosa, diciamo, quantomeno impegnativa. Allora, la Fondazione, per venire subito alla domanda, vorrei fare due cose. Prima un paio di punti sul tema inventario e poi allargare un po' e invece parlare, diciamo, come dire, dell'interpretazione dei dati, che poi magari è la cosa, a meno che come Fondazione, diciamo, ci interessa di più. Allora, noi come Fondazione dal 2009 produciamo una valutazione preliminare, una stima preliminare con i nostri strumenti sulle emissioni dell'anno precedente, quindi diciamo al febbraio dell'anno 2009, diciamo, abbiamo prodotto la stima sul 2008 e così via ogni anno. E perché riteniamo che la tempestività, come si diceva all'inizio, il Presidente, di questi dati è anche una chiave perché questi dati vengano utilizzati dal punto di vista della politica. Cioè, avere dati che arrivano dopo un anno e mezzo o due chiaramente allenta la tensione sul tema. E quindi, diciamo, senza nessuna pretesa, chiaramente cercando di fare bene il nostro lavoro, facciamo questa analisi. Generalmente, diciamo, le nostre stime sono abbastanza centrate, nel senso che se andate a rivedere anche i precedenti rapporti, diciamo, c'è un disallineamento di qualche milione di tonnellate di CO2. E su questo punto, chiaramente, diciamo, il nostro auspicio è che l'ISPRA si possa anche mettere su questo terreno, senza, diciamo, andare contro alla necessaria,
a rigore scientifico, credo che si possano fare entrambe le cose, cioè come peraltro già si fa a livello europeo, la stessa Agenzia per l'Ambiente lo fa, produrre appena possibile delle stime preliminari, diciamo, come anche peraltro fa l'ISPRA, e poi diciamo stabilizzare quel dato che tra l'altro appunto ogni anno lo stesso inventario rivede gli anni precedenti, quindi si rivede, si fa il ricalcolo, è naturale che sia così. Poi venendo al tema del abbiamo centrato o no il protocollo di Kyoto, allora diciamo intanto la sostanza, diciamo noi eravamo nel 2004, poi correggetemi se sbaglio, però diciamo non ho letto l'ultimo inventario, a 577 milioni di tonnellate, insomma forse qualcosa di più, qualcosa di meno. Eravamo completamente fuori via, cioè andavamo nella direzione opposta. E oggi, diciamo, nel 2012, secondo l'ultimo aggiornamento, siamo intorno ai 460, secondo le nostre stime per il 2013 siamo attorno ai 430 milioni, 35 milioni di tonnellate, chiaramente, diciamo, con un certo margine. E quindi, diciamo, abbiamo ridotto dal 2004 le emissioni dell'Italia, sono ridotte di 150 milioni di tonnellate, grosso modo, dal 2013 parlo e non dal 2012. E questo, secondo me, è un dato... L'altra questione è quando abbiamo firmato il protocollo di Kyoto nel 97, l'impegno era quello di ridurre le emissioni del paese del 6,5%, no? 8% di Unione Europea, eccetera, eccetera. Poi da lì sono cambiate un po' di cose, nel senso che una cosa che sembrava, come dire, banale, cioè quanto emetti, quante sono le tue emissioni sul tuo territorio, all'interno dei tuoi confini, nel 1990 fai meno 6,5% e otterrai il tuo target e su questo ti confronterai come media del 2008-2012. Poi sono intervenute delle modifiche in corso d'opera, meccanismi flessibili e ETS che appunto entra nel 2005 e quindi diciamo hanno appunto abbiamo visto gli assorbimenti forestali e quindi si la contabilità non è così semplice come abbiamo visto, è una contabilità un po' articolata. Ora, su questo tema noi abbiamo considerato diciamo, tutta la parte, sia di emissioni dirette che sono la parte da cui si parte, cioè si parte dalle emissioni, no? E poi si cominciano a sottrarre un po' di cose. E ora, al di là dell'aggiornamento, diciamo, ho visto appunto c'è un disallineamento, ne abbiamo utilizzato per gli assorbimenti forestali e gli ARD, diciamo un dato un po' datato, cioè di una delibera di un anno e mezzo fa, e di 16,2 invece appunto la stima dell'ISPRA è 15 milioni di tonnellate di assorbimenti, quindi diciamo abbiamo c'è cioè una piccola sovrastima su quello, ma il problema non è lì. Il problema è che nell'ETS, che è un sistema europeo, non è un sistema, noi abbiamo questa particolarità, come giustamente è stato detto diciamo, nella presentazione da De Lauretis, solo i paesi europei diciamo, rendicontano attraverso un sistema che si chiama ETS e l'ETS però diciamo, non era stato immaginato, cioè forse quando si è pensato a questo sistema di rendicontazione non ci si aspettava quello che è successo, cioè di assegnare troppe quote, si aspettava al contrario, diciamo, magari poi si sarebbe dovuti andare sul mercato, era nato per quello. E quindi si è arrivati a un paradosso, per cui quello che diceva prima appunto quell'algoritmo con quelle somme e quelle sottrazioni, portano al paradosso che noi dovremmo pagare, secondo questo modello, per 40 milioni di tonnellate in 5 anni, mi pare, grosso modo, che non abbiamo emesso. Cioè quelle sono emissioni che il settore ETS in Italia non ha emesso, cioè non sono andate in atmosfera. E quindi diciamo... La differenza è lì, cioè noi abbiamo deciso di rendicontare, dopodiché il metodo corretto per la UNFCC, più corretto è sicuramente quello dell'ISPRA che ha presentato, però secondo noi l'impegno era ridurre le emissioni del paese del 6,5%, e non diciamo, fare una baseline per cui se io vado sotto nel settore, allora quelle lì non diventano emissioni che si vanno a ridurre, ma addirittura vanno come dire, a credito, cioè io quelle sono emissioni che devo aggiungere al mio budget, non avendole messe, non so se il tema forse è un po' complesso, e quindi diciamo, abbiamo adottato questo sistema che è quello che viene adottato da tutti i paesi che rendicontano nell'annesso 1, tranne quelli dell'Unione Europea, questo è diciamo, il tema, che peraltro questa cosa è... Dopodiché io credo che questo diciamo, è un elemento di tecnicalità, diciamo, noi davamo il target raggiunto di qualche milione di tonnellata
per anno, quindi diciamo 16 milioni di tonnellate, 26 milioni di tonnellate come accumulato nei 5 anni. Diciamo, secondo la stima credo, o definitiva, secondo il calcolo definitiva, diciamo, dell'ISPRA siamo a 16,9 sopra con quel metodo che vi ho detto, però il punto è appunto che diciamo, rispetto al dato dei 483 milioni di tonnellate siamo qualche milione di tonnellate sopra o sotto, diciamo, a seconda di come lo si vuole calcolare. E questo secondo me è il dato importante. E da qui mi collego un attimo al secondo punto. E al di là della gravità giusta della gravità che è stata ricordata, diciamo, noi abbiamo un impegno che, diciamo, è passato in realtà, quello del protocollo di Kyoto. Abbiamo davanti un impegno come Italia all'interno dell'Unione Europea legato al pacchetto 2020 e attualmente in discussione l'impegno al 2030. Allora, la prima questione che diciamo, in parte è stata sollevata è che la riduzione delle emissioni che abbiamo visto e diciamo, che ci ha portato a cogliere il target è dovuta a una serie di fattori, tra cui c'è la componente della crisi, ma su cui incidono anche le politiche attive che abbiamo cominciato ad attivare, guarda caso proprio dagli anni in cui le emissioni sono cominciate a ridurre, cioè dal 2005, che è, diciamo, lo ricordo, è prima della crisi. Diciamo, tra il 2005 e il 2008 la crescita del PIL è stata esattamente in linea con i 10 anni precedenti, cioè circa 1,5% ogni anno. Poi, diciamo, noi abbiamo cominciato a scendere già da allora. E nel dossier della Fondazione, appunto, abbiamo fatto un po' di analisi e in effetti quello che si vede è che c'è una variazione notevole del tasso di riduzione dell'intensità carbonica del PIL. Cioè, cosa vuol dire? Per ogni euro prodotto, quant'è l'emissione di CO2 o CO2 equivalente per ogni euro prodotto dal PIL? Allora, c'è una tendenza naturale che è dovuta all'evoluzione tecnologica, per cui tende a scendere, cioè noi, diciamo, a parità di euro prodotto con gli anni tendiamo a produrre un po' meno CO2, questo perché la tecnologia evolve. Mediamente, diciamo, tra il 90 e il 2004 questo tasso di decarbonizzazione del PIL è stato dello 0,6% come media annua. Diciamo, dal 2005 al 2013, cioè dal momento in cui osserviamo una rottura, come dire, un disaccoppiamento, chiamiamolo così, che nella prima parte è assoluto, perché il PIL ha continuato a crescere per altri 3 anni, diciamo, questo tasso di decarbonizzazione dello 0,6 è passato al 2,4%, quindi, diciamo, si è moltiplicato per 4. Su questo hanno inciso tutta una serie di politiche attive che abbiamo fatto, tra cui quello delle fonti rinnovabili, ma non solo, tutte le politiche sull'efficienza, dagli standard nel settore dei trasporti, agli standard nel settore degli elettrodomestici, a quello che molti magari conoscono, le detrazioni fiscali, a tutti quegli strumenti che noi abbiamo messo in campo e che vanno a favore, appunto, di una transizione green dell'economia. La maggior parte di questi strumenti, diciamo, hanno cominciato ad agire proprio dal 2005 in poi, sostanzialmente, o anche dopo. Ora, è difficile dare una dimensione esatta di quanto di 150 milioni di tonnellate che abbiamo ridotto dal 2004 a oggi sia a carico della crisi e quanto sia a carico di questi strumenti. Tra l'altro è una cosa sulla quale un soggetto come l'ISPRA potrebbe utilmente esercitarsi, perché sarebbe utile avere un quadro di quanto le politiche attive hanno prodotto in questo senso. Tra l'altro anche l'Enea, diciamo, in parte lo ha fatto, e è difficile fare il quadro complessivo perché alcuni strumenti sfuggono, quindi è oggettivamente una cosa difficile da fare che non si riesce a fare diciamo fino in fondo, però sarebbe utile farla, anche per sgombrare il campo dalla tendenza di dire sì, abbiamo centrato gli obiettivi, bella storia, è solamente colpa della crisi. Diciamo, non è così, diciamo, in questi anni sono successe molte cose. E in termini di proiezione, l'analisi della Fondazione, oltre a aver valutato al netto del sistema ETS e non ETS, mettiamola così, che al 2020, diciamo, in realtà siamo già allineati con i target al 2020, diciamo, il target al 2020 anche lì è complicato farlo perché una parte è ETS, quindi non è in capo al paese ma è a livello europeo, insomma, adesso non voglio entrare. Però tutto sommato praticamente già adesso siamo sotto quell'obiettivo là, quindi quell'obiettivo è molto blando. E la discussione attuale che si sta facendo in Europa sul target al 2030,
che, come forse sapete, diciamo, vede sostanzialmente sul tavolo la proposta della Commissione con un meno 40% di emissioni rispetto al 90%, è secondo noi anche quella molto blanda, diciamo, si può fare di più e poi, arrivo a dire l'ultima cosa, si dovrebbe fare di più. L'Italia, se noi mantenessimo questo tasso di decarbonizzazione, cioè immaginiamo di mantenere attive, diciamo, come dire, il ritmo che abbiamo avuto fino ad oggi di politiche in favore della decarbonizzazione, quindi rinnovabili, efficienza, eccetera, da qui al 2030, e immaginassimo di tornare a crescere da domani, diciamo, al tasso, il PIL, con tassi di crescita economica precedenti, se mai fosse possibile, ce l'auguriamo, diciamo, comunque noi saremmo sotto il target del 40%, cioè avremmo, in burden sharing adesso, non, anche questo, diciamo, avremmo raggiunto, diciamo, senza fare nulla di più di quello che abbiamo fatto, diciamo, negli ultimi 10-12 anni, sostanzialmente, come media. Ora, e chiudo, il punto vero adesso è che in realtà... Allora, prima di tutto, diciamo, è sbagliato vedere questa cosa come un costo, cioè solo come un costo, diciamo. Come fondazione riteniamo, diciamo, e per questo lavoriamo da un po' di anni, riteniamo che è un costo da un punto di vista economico per alcuni versi, ma anche un'opportunità economica importante, perché dietro a queste attività che sono nate negli ultimi anni c'è un'economia che ha lavorato, che ha dato occupazione, adesso sono usciti i dati del GSE, i primi finalmente, sull'occupazione nel settore delle rinnovabili, che parlano di quasi 200.000 posti di lavoro creati in quel settore. Quindi, diciamo, quando si parla di costi, di incentivi, eccetera, è sempre bene mettere insieme tutti i pezzi. Quindi ci sono i costi da una parte e poi ci sono delle ricadute di ritorni dall'altra, che sono positivi. E il problema ora è che... nell'ultimo anno, la dico così, nell'ultimo anno gli investimenti nelle fonti rinnovabili, stima Bloomberg, sono 4 miliardi di euro in Italia, 4 e scarsi. Erano 24 miliardi nel 2011, erano 14 miliardi nel 2012, 4 miliardi. Quindi, diciamo, questo è il trend che abbiamo visto in un settore particolare, quello delle fonti rinnovabili, su cui sappiamo, leggiamo sui giornali la polemica sui costi in bolletta, eccetera. Quello che diciamo, mi sento di dire è che non possiamo dare per scontato, come dire, quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Cioè, questo tasso di decarbonizzazione non si fa se non si proseguono delle politiche attive a sostegno di rinnovabili, efficienza e così via. Fino ad oggi l'impulso forte ce l'ha dato l'Europa. Quello che osserviamo in questo momento, negli ultimi 2-3 anni, è un rallentamento a livello europeo delle politiche in favore per il clima. Poi, diciamo, l'Italia è un altro problema, un problema nel problema, potremmo dire. Però in questo momento noi abbiamo davanti un'opportunità grande, no? Diciamo, tra qualche mese, diciamo, l'Italia avrà il suo turno di presidenza e in questi 6 mesi succedono tante cose, tra cui appunto la conferenza sul clima a settembre, e si decidono un po' di cose, si deve chiudere il pacchetto 2030, quindi, diciamo, come paese, diciamo, quello che dobbiamo fare è guardare, diciamo, a questo prossimo appuntamento che ci aspetta e portare anche le cose positive che abbiamo fatto, perché, ripeto, l'Italia ha messo in campo degli strumenti che sono delle best practice a livello europeo, per non dire mondiale, come per esempio i certificati bianchi, sono degli strumenti che hanno funzionato e hanno prodotto appunto quella riduzione che abbiamo visto prima. Grazie. Ringrazio Andrea per aver affrontato peraltro un tema non semplicissimo, gli aspetti tecnici che erano stati appena accennati da Riccardo De Lauretis nel suo intervento per ragioni di tempo. Ci ha raggiunto nel frattempo l'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Fabio Refrigeri. Noi abbiamo già, Riccardo Valentini ci aveva invitato a non trascurare la dimensione regionale delle politiche sul cambiamento climatico. Ecco, magari questa è un'occasione per ricordare anche che cosa sta facendo la Regione Lazio. Grazie. Grazie, buongiorno. In realtà non volevo essere maleducato perché avevo garantito un saluto questa mattina e per una serie di altri problemi non mi era stato possibile e ci tenevo ad esserci anche per la vicinanza che è il piacere di ospitare l'iniziativa dell'ISPRA, quindi
era una presenza doverosa e di vicinanza. E poi alcune cose le volevo dire, anche a integrazione di quelle dette dal consigliere Valentini, che di fatto è un po' l'animatore anche in consiglio regionale di tutto quello che riguarda le dinamiche e le tematiche inerenti, come avete già detto, credo, il piano dell'energia e tutto quello che può essere un contributo importante al tema di questa giornata. Mi riaggancio ad alcune affermazioni fatte poc'anzi rispetto alla diminuzione delle emissioni di CO2, la sensazione che sia tutto legato un po' alla crisi, che in realtà così non è, e anche un dato però, scendono tutte fuorché alcune, e proprio su alcune noi possiamo fare molto secondo me dal livello regionale, perché sono proprio appunto quelle riferenti che riguardano la residenza sostanzialmente, dove si registra l'unico aumento vero. Su questo noi possiamo fare molto, anche regolamentando meglio quello che abbiamo di fronte, anche avendo il coraggio di fare scelte importanti sia sul livello residenziale sia su come faremo le infrastrutture. Su questo stiamo provando anche con una normativa che sia adeguata e che ci consenta in qualche maniera di andare a impattare positivamente con la quantità di emissioni fatte. È un ruolo che possono fare le regioni, lo possono fare dentro ovviamente una normativa di carattere europeo, ma abbiamo ampi margini. Io ieri appunto ho fatto un incontro molto interessante con i ragazzi della Facoltà di Architettura della Sapienza, dove ragionavamo come introdurre una serie di elementi non solo su incentivazione, solo su immobili privati, cioè l'efficientamento, la rigenerazione urbana attraverso un miglioramento della classe energetica, delle emissioni ed altro, ma anche come mettere in campo iniziative sui privati importanti, magari con cifre basse, con fondi di rotazione che possono però contribuire a diminuire quello che è la... aumentare l'efficientamento energetico e quindi anche diminuire la qualità delle emissioni che abbiamo in atmosfera. E su questo, ulteriore riflessione, diminuiscono l'economia sostanzialmente correlata. Questo è un dato importante, imbarazzante da un certo punto di vista e preoccupante. Diminuiscono per tutta Europa, ma diminuiscono per tutto il mondo occidentale in realtà. Il dato è ancora più complesso e si è spostato in questi anni in maniera velocissima. La frazione, tra l'altro, che riguarda il nostro paese è veramente ti lascia perplesso. Però non per questo non dobbiamo cercare di invertire questo trend e non far capire che questo non è affatto, come è stato detto, non è affatto un costo ma anche un'opportunità, è un'opportunità che dobbiamo perseguire anche con grande determinazione. È chiaro che quello che è stato detto anche su come utilizziamo energia, come spostiamo le merci, come spostiamo merci persone nel nostro territorio, assume una valenza fondamentale in questo, e chiedo che anche noi la capacità che avremo nei prossimi 7 anni di utilizzare anche fondi europei su questo è decisivo. E i prossimi 7 anni si decidono in questi mesi, perché in queste settimane il Consiglio regionale già ha adottato atti importanti di indirizzo su questo. Su tutto il pacchetto dell'energia, se non sbaglio, siamo oltre il 20% dell'intero pacchetto di fondi europei destinati al Lazio. A questi aggiungerei anche alcune misure che possiamo prendere sui fondi destinati all'aspetto ambientale. Quindi io credo che abbiamo anche di fronte un momento importante rispetto all'esiguità delle risorse che girano per il nostro Paese, per continuare invece a migliorare l'obiettivo che abbiamo delle emissioni e non legarlo ovviamente solo alla diminuzione della competitività dei consumi, ma legarlo anche a una serie di politiche culturali e amministrative che ci consentono di avere sempre un saldo maggiore, tenendo conto che dietro di questo c'è anche una grossa possibilità di un'ulteriore e di un'altra economia. Grazie. Okay. Ringrazio l'assessore per l'intervento. Passerei la parola a questo punto a Maria Grazia Midulla del WWF, che non ha bisogno di presentazione. Allora, io credo che l'intervento dell'assessore ci dica molto, perché parafrasando forse una frase di persona molto, molto famosa e molto rimpianta, sul clima non bisogna chiedersi cosa gli altri possono fare per il clima, ma cosa tu puoi fare per il clima. Questa impostazione della Regione Lazio dicendo vediamo dove io posso avere il mio ruolo è esattamente quello che manca oggi. Manca a livello mondiale, ma manca ad ogni livello. Se voi vedete gli interventi dell'Italia anche in sede politica, sono sempre ma prima la Cina, ben altri devono fare le azioni sul clima, lo stesso gli Stati Uniti, lo stesso i paesi
in rapida espansione. Ecco, il problema qual è? Il problema è che pochi anni fa, Mimmo è andato via, però Riccardo mi può aiutare, mi sembra che era il 96 o il 97, qui vicino, c'era la presentazione del rapporto IPCC. E i toni, ti ricordi tu? Vabbè, comunque, i toni di allora erano rischia, possiamo ancora fermarlo. Allora, dobbiamo riuscire a fermare il cambiamento climatico. In tutti questi anni i toni sono vie più cambiati. Dobbiamo riuscire a evitare alcune conseguenze. Adesso siamo arrivati a dobbiamo riuscire ad evitare le conseguenze più catastrofiche. Ora, questo fattore tempo, noi non ce ne rendiamo conto, è un fattore tempo che ha un ambito di pochi anni, perché è meno di 10 anni. Quello che Bolin eccetera dicevano meno di 10 anni fa erano degli avvertimenti e della previsione di fenomeni che forse per alcuni ambiti stiamo già vedendo oggi. E allora, questo non per dire che siamo in una situazione irrimediabile, assolutamente no, però quando noi diciamo abbiamo ancora tempo per agire, e lo diciamo con forza, perché oggi la Exxon oggi dice non si può fare più niente, perché ci sono le tre fasi del negazionismo, no? Uno, non esiste il cambiamento climatico. Due, il caldo fa bene. Tre, non c'è più niente da fare. Queste sono le tre fasi del negazionismo. Ora, in realtà invece c'è molto da fare e si può fare qualche cosa, però il fattore tempo conta, e invece noi non stiamo agendo come se avessimo tutto il tempo del mondo. E qui vado ai dati. Mentre noi stiamo qui, l'ANSA titola: l'Italia taglia le emissioni del 5, eccetera eccetera. Ora, diciamocelo onestamente, non perché io sia una negativa, perché sono anzi un ottimista per natura, altrimenti non farei quello che faccio, ma l'Italia non ha tagliato. L'Italia in parte ha tagliato grazie ad alcuni provvedimenti, che però sono dei provvedimenti slegati. L'Italia ha avuto poi le conseguenze della situazione economica, e allora l'Italia deve dotare, non potrà mai fare quello che fanno in Gran Bretagna con il budget di carbonio, perché in Gran Bretagna hanno una legge sul clima. Noi non abbiamo alcun tipo di provvedimento quadro, meglio, ce l'abbiamo ed è come se non ci fossero. E diciamoci pure questo, le famose delibere CIPE sono nella memoria solamente degli ambientalisti che ogni tanto le citano. Ora, è evidente che noi quindi abbiamo bisogno di un approccio programmatorio, e qui c'è la grande questione. La grande questione è: dobbiamo affidarci al mercato? Se dobbiamo affidarci al mercato, dobbiamo seguire tutte le regole. Una delle regole è che ci siano delle regole. L'emission trading si fondava su questo. L'emission trading non è di per sé uno strumento sbagliato, ma se un esponente del tecnico del governo è rimasto piccato perché gli altri hanno fregato più di noi sulle quote di CO2, perché questa c'è stata qualche dichiarazione pubblica, è chiaro che se è un andamento a fregare, chiaramente non può funzionare, nessuno strumento al mondo può funzionare. Quindi necessità di, secondo me, di programmazione, perché abbiamo visto che lasciare tutto alla buona volontà non conta. Secondariamente, dirottare le risorse. E qui un'analisi seria, e io vorrei sapere se è l'ISPRA quello che lo deve fare o chi,
sui sussidi mascherati ai combustibili fossili bisogna che la facciamo, per capire anche come spostare. E qui anche la Regione Lazio può fare, perché quanti migliaia di... Io faccio sempre l'esempio di un povero tassista che non sapeva con chi era capitato e si lamentava del fatto di ricevere solamente 500 euro l'anno di sussidio per la benzina. E quello è un sussidio ai combustibili fossili. Non è che riceve 500 euro l'anno per convertire la sua macchina a ibride, elettriche, eccetera, eccetera. No, per la benzina. Quindi su questo, riprendendo quello che dicevo all'inizio, ognuno comincia a fare, però l'ISPRA e le agenzie dotino di strumenti poi i vari enti per fare questa disclosure, ma bisogna cominciare a fare. Un altro suggerimento alla Regione Lazio, io ricordo che la Regione Lazio nel suo territorio a Civitavecchia, certo tra le centrali a carbone italiana non è la prima da che io chiuderei, però bisogna cominciare a chiuderle. Cioè la sostituzione qua bisogna che cominciamo a farla. Noi abbiamo un overcapacity incredibile. Se io lo dico a quelli esteri, questi sgranano gli occhi, perché tutti hanno l'overcapacity adesso, ma grazie anche al nuovo ruolo delle rinnovabili. Ma come noi, cioè il doppio del massimo picco mai raggiunto, anzi più del doppio ormai, e continuiamo a dare autorizzazioni, nessuno. Quindi noi dobbiamo cominciare a escludere i combustibili più inquinanti per il clima, in primis il carbone. Sul carbone vi ricordo, è sempre una questione di risorse e di coerenza delle politiche, vi ricordo che è stato appena approvato in uno dei tanti puntini Italia, Destinazione Italia se non mi ricordo male, invece una enorme prelievo in bolletta per il carbone del Sulcis. Quindi è evidente che queste sono le cose che rendono l'Italia taglia meno credibile. Questo non inerisce all'ISPRA, inerisce alla nostra interpretazione dei dati, naturalmente. Per quel che riguarda il clima nell'agenda politica, anche qui siamo in ritardo, e non per gettarci la croce addosso, perché appunto poi... Siamo in ritardo per mancanza di programmazione. Vi ricordo che i provvedimenti sull'efficienza energetica ogni anno si ripropone la stessa cosa, scadono e quindi si fa la battaglia per averli, nonostante tutto il lavoro e il reddito che hanno generato quella defiscalizzazione. Però, scusatemi, tossisco un attimo. Però rispetto al clima siamo in ritardo anche sull'agenda internazionale, a differenza di quello che vede la Barbara Spinelli su Repubblica di oggi. Il clima non è fuori dall'agenda internazionale, non è mai stato così alto. Che ci siano difficoltà, perché l'ordine del giorno cambiare tutto è chiaro che insomma è un po' difficile, ma sul tavolo degli ammiragli, come sul tavolo della NATO, come sul tavolo di Obama, il clima è altissimo nell'attenzione. Ora, quindi, il fatto che da noi venga ancora in un qualche modo visto come un argomento di secondaria importanza da alcuni, perché ovviamente non nascondiamo, è un fatto molto negativo. Quindi i dati ci devono essere uno strumento per riflettere su quello che tutti noi possiamo fare, in sintesi, ma soprattutto sono uno strumento per cercare non di trovare delle scappatoie per eludere il problema, ma ci devono servire semplicemente per capire come affrontarlo meglio.
Ringrazio Maria Grazia Midulla, saluto l'assessore che per altri impegni deve lasciarci. E darei la parola ora a Laura Canini del Corpo Forestale dello Stato. Allora, vuoi anticipare? Vogliamo? Sì, 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 allora benissimo. Se possiamo dare la parola a Sergio Andrei su un momento e poi subito dopo a Laura Canini. Prego, Sergio. Chiedo scusa, perché mi avevate detto fino all'una, quindi avevo un altro impegno. Intanto grazie per l'invito. Molti complimenti per il lavoro che avete fatto per l'inventario, perché senza dati, senza conoscenza non si va lontano, quindi credo che il valore dell'inventario sia anche con effetti di moltiplicazione molto utile. Seconda osservazione, ogni ottimismo, venivano ricordati i dati dell'IPCC, è fuori luogo, e quindi le riduzioni che sono state ottenute dal nostro Paese sono poco significative se si prendono come indicatori i dati che di nuovo l'IPCC ha voluto ricordarci. Terza osservazione, anche secondo me, secondo Kyoto Club, serve ambizione e serve coraggio. Perché la sfida è quella che è stata ricordata. In pratica questo significa, quarto punto, un nuovo trattato con obiettivi vincolanti e verificabili l'anno prossimo a Parigi, perché il protocollo di Kyoto, come sapete, è scaduto, quindi senza un nuovo trattato internazionale la situazione non sarà governabile. Quinto punto, come Unione Europea nel pacchetto Energia Clima 2030 vanno secondo noi previsti i tre obiettivi vincolanti, non solo l'unico proposto dalla Commissione Europea. È una battaglia aperta, io spero che la Regione Lazio faccia sentire come ente locale importante la propria voce con il governo, chiedendo i tre obiettivi vincolanti. Mi fa molto piacere, voglio dirlo a Veronica, la presa di posizione del ministro Galletti al videoforum di Repubblica la settimana scorsa, dove il ministro, l'ho trovato un segno di speranza, si schiera per tre obiettivi vincolanti da portare a casa durante la presidenza italiana. Vorremmo percentuali più ambiziose e coraggiose, però già questo, se questa diventa la posizione del governo italiano, sarebbe la direzione giusta. Chiudo per dire che, non so se è ancora qui il dottorando dell'Università della Tuscia, l'approccio non può essere ce ne faremo una ragione, perché è stato simpatico il suo intervento, però qui non si sta scherzando, si sta parlando di problemi molto seri, quindi come dicevano i colleghi prima, assunzione di responsabilità, economia verde per le nuove opportunità che questo implica e poco tempo a disposizione. Ancora complimenti, ancora grazie. Ringrazio Sergio Andrei, scusandomi per il ritardo che i lavori hanno accumulato. Piccolo punto, rispondo alle sollecitazioni di Barbabella e della Midulla dicendo che alcune di queste analisi sulla importanza dei diversi fattori nella riduzione delle emissioni di gas serra l'ISPRA le fa e le ha pubblicate anche negli anni passati nelle tematiche in primo piano. Ci tenevamo in questa sede però a non mettere tutto sullo stesso piano. Una cosa è l'inventario che ha il suo ruolo anche formale, una cosa sono le valutazioni
per le quali abbiamo già proposto qualcosa all'attenzione dell'opinione pubblica e di tutti quelli che seguono questo argomento, e ci farebbe piacere anche ricevere altre valutazioni eventualmente discordanti dalle nostre e così via. Darei la parola ora a Laura Canini del Corpo Forestale dello Stato, al quale si è fatto già riferimento nell'intervento dell'ingegner Vitullo. Grazie. Buongiorno. Il Corpo Forestale dello Stato ha contribuito a questa rendicontazione finale fornendo essenzialmente i dati, così come ha accennato l'ingegner Vitullo. Abbiamo realizzato il secondo inventario forestale nel 2005. È stato progettato questo nuovo secondo inventario proprio per produrre dati necessari all'Italia per rispondere agli impegni presi a livello europeo, in primis per il protocollo di Kyoto. Sono state prodotte molte stime, pubblicato un volume con più di 1000 tabelle di stime di biomasse e di altri dati. È stato pubblicato, ma verrà presentato nel mese di maggio un nuovo volume con i dati definitivi di contenuto di carbonio organico nei 5 serbatoi di carbonio previsti dal protocollo di Kyoto. E questo verrà presumibilmente a maggio. Per chiudere l'impegno, il primo impegno del protocollo di Kyoto, nel 2012 il Corpo Forestale, insieme ad ISPRA, ha fatto una forte azione di sensibilizzazione per mettere in contatto, per far colloquiare i due ministeri dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, affinché si formalizzasse così la... Questo lavoro di realizzazione dell'inventario forestale a cadenza decennale in questo momento. Per il 2013 erano necessari nuovi dati per chiudere la rendicontazione. Non siamo riusciti ad avere una formalizzazione per il Corpo Forestale dello Stato per la realizzazione di un ulteriore inventario. Allora, di nostra iniziativa, abbiamo proceduto ad iniziare l'attività di realizzazione. Abbiamo iniziato la prima fase, che è quella di stima delle superfici forestali, che si è conclusa nel 2013, e abbiamo fornito i dati all'ISPRA. E con questo siamo riusciti a chiudere i dati necessari. Ora però sarà la seconda fase per la realizzazione dell'inventario, è quella del controllo a terra dell'acquisizione dei parametri quantitativi per la stima del carbonio. Questa è una fase più consistente, più impegnativa dal punto di vista finanziario. Sarebbe auspicabile un coinvolgimento anche delle altre istituzioni interessate, dei ministeri, e questa attività, che è stata fatta essenzialmente su base volontaria, sarebbe il caso, sarebbe auspicabile che venga sostenuta da una norma, da un decreto, da un accordo di programma, che è in realtà previsto dalle norme attuali. E i dati provvisori di superficie del terzo inventario verranno anche questi presentati in un convegno in maggio. Riceverete comunicazione, spero verrete. Per il momento concludo così. Ringrazio la dottoressa Canini per l'intervento e anche per aver fatto riferimento a questo percorso condiviso che abbiamo avuto col Corpo Forestale, che direi ha portato anche a dei parziali successi. Mi piacerebbe che con tutti gli altri ministeri ci fosse lo stesso livello di collaborazione
che c'è col Ministero delle Politiche Agricole. Meglio che non parlo, per esempio, del Ministero dei Trasporti o di altri ministeri con i quali penso che l'ambiente dialoghi ancor meno di quanto dialoga col Ministero delle Politiche Agricole. Grazie mille. Darei la parola ora a Vittorio Marletto di ARPA Emilia Romagna. ARPA Emilia Romagna non solo è una parte importante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del quale anche ISPRA fa parte, ma anche un soggetto che sta lavorando specificamente in questo campo, insieme a diverse amministrazioni della regione Emilia-Romagna. Vorrei dare a lui la parola. Prego. Grazie. Posso dire anche delle cose non istituzionali? Allora, innanzitutto volevo dirti che sono rimasto deluso per il fatto che non abbiamo beccato l'obiettivo di Kyoto. Effettivamente i dati di diminuzione delle emissioni di questi ultimi anni sembravano indicare una possibilità concreta, poi queste complicazioni della contabilità sicuramente qualcosa hanno giocato. E io sono anche molto preoccupato per la questione dei rapporti IPCC, gli ultimi due in particolare sono abbastanza preoccupanti, specialmente perché indicano queste finestre temporali estremamente piccole, a fronte non solo del quasi immobilismo nazionale, ma anche addirittura del remare contro che si è verificato in questi ultimi anni. Abbiamo sentito prima questo dato impressionante che dice che c'è stato un crollo degli investimenti in rinnovabili in un paese che sicuramente qualcosa hanno fatto, i 17.000 megawatt di fotovoltaico allacciati alla rete sicuramente qualcosa stanno combinando dal punto di vista della produzione energetica e della diminuzione delle emissioni. Solo che ci dicono che dovremmo triplicare, noi invece dimezziamo oppure riduciamo addirittura un quarto. Stasera devo andare in un circolo nella bassa pianura emiliana a parlare di cambiamenti climatici e di energia, insomma la domanda che mi sono segnato è che gli vado a dire, cioè, visto che io sono di origini romane la mia visita qui a Roma sostanzialmente speravo mi portasse qualche elemento di maggiore ottimismo. Una piccolissima digressione dal punto di vista puramente tecnico. Io quando faccio vedere il grafico delle emissioni che calano e voglio discutere con chi ascolta la questione del ruolo della crisi e del ruolo delle altre politiche invece attive, in genere gli faccio dare un'occhiata all'andamento del trend. Cioè se noi analizziamo un po' la derivata prima, nei diversi momenti temporali, prima e dopo la crisi, abbiamo delle informazioni che possiamo estrarre sull'importanza relativa dei due contributi. A un certo punto, quando interviene la crisi, si vede che la pendenza che già c'era alla diminuzione delle emissioni si abbassa ulteriormente. In questo gap si dovrebbe poter misurare o stimare, insomma, ragionevolmente il peso della crisi rispetto al valore delle politiche precedenti. Poi la chiudo qua e dico solo che noi all'ARPA, oltre a un'attività di inventario delle emissioni regionale che viene svolto da altre persone, non da me, in particolare da Marco Deserti che si occupa di tutte le questioni della qualità dell'aria e dell'inventario delle emissioni di tutti i generi, di gas sia inquinanti che serra, noi siamo impegnati spasmodicamente da anni il mio caposervizio, che è il servizio meteorologico dove lavoro, Carlo Cacciamani, da anni sta cercando di convincere la regione ad attuare seriamente una pianificazione climatica, perché come abbiamo visto una delle questioni sulle quali non possiamo illuderci è che serva assolutamente un piano di adattamento, e quindi siccome in regione Emilia Romagna un piano di adattamento vero e proprio non c'è, una delle questioni sulle quali stiamo battagliando è quella di riuscire a portare a casa, prima che si arrivi all'anno 2015 in cui dobbiamo rinnovare, ci sono le elezioni, dobbiamo rinnovare il Consiglio
regionale, quindi si ferma tutto, bisogna riuscire a portare a casa un impegno politico su questo tema. E, altre cose che stiamo facendo e che riguardano gli argomenti di oggi sono che per esempio abbiamo un progetto LIFE abbastanza interessante, io mi occupo poi, sono un agrometeorologo, ci occupiamo di meteorologia e agricoltura, e la regione è riuscita a farsi approvare un importante, secondo me, progetto LIFE che si chiama Climate Changer, che è molto indirizzato al settore agricolo, alle emissioni di metano e alle emissioni di protossido di azoto, e abbiamo, ci siamo dati un nostro piccolo obiettivo, che è quello di riuscire in un triennio, introducendo una serie di buone tecniche di conduzione sia degli allevamenti che delle produzioni agricole, in collaborazione con dei giganti dell'agroalimentare. Dentro c'è, come partnership, abbiamo Barilla, Granarolo, Parmigiano Reggiano e altri. Io un po' scherzando dico che possiamo mettere in piedi un pasto completo, perché ci sono tutti i più importanti nomi, c'è anche la COP, i più importanti nomi del settore agroalimentare. L'idea è quella di riuscire ad abbattere di 100.000 tonnellate le emissioni in questo settore. Non è un obiettivo gigantesco ovviamente, però è una cosa dimostrativa che consente di anche quantificare gli sforzi che si possono fare in questo settore per migliorare ciò che si fa dal punto di vista della produzione agricola, che si è molto industrializzata, però pur essendo molto industrializzata può mettere in campo delle scelte più virtuose rispetto a quelle che ci sono in circolazione. Un'altra cosa che dicevo prima è che abbiamo in campo altre attività progettuali, per esempio stiamo collaborando attivamente alla realizzazione del piano di adattamento della città di Bologna. Anche questo si svolge in ambito LIFE con un supporto economico dell'Unione Europea. Il progetto si chiama Blue Up e è soprattutto incentrato sugli aspetti della gestione idrica, perché abbiamo un cambiamento nella distribuzione e nell'intensità delle precipitazioni che sull'area urbana possono dar luogo a dei problemi notevoli come alluvioni lampo e altre situazioni di questo genere. Quindi noi nel nostro piccolo siamo impegnati notevolmente su questi temi e quindi la mia testimonianza sta a dire che il livello locale o il livello regionale secondo me è assolutamente da tenere presente per lo sviluppo ulteriore di queste politiche, ammesso che poi si decida di prenderle a mano sul serio. Ecco. Vi ringrazio per l'invito. Un grazie a Marletto, e mi dispiace che non abbia trovato molte buone pratiche, molti esempi di buone pratiche in questa conferenza, e devo dire questa è anche una sensazione che viviamo spesso quando confrontiamo magari cose che vediamo che succedono a livello regionale ma soprattutto comunale in Italia, e poi ne valutiamo l'effetto sulle emissioni nazionali. Spesso succede questo. Io per me sottolineerei che la Regione Lazio si doterà di un piano energetico dopo 12 anni, una cosa del genere. Questo secondo me è un qualcosa da riferire, e che può essere anche legato al fatto che c'è una maggiore sensibilità sull'argomento. Scusandomi per il ritardo, do la parola ora a Maurizio Zara dell'Alleanza per il Clima. Mi dispiace che la tematica del ruolo dei comuni e delle attività dei comuni anche nell'ambito del patto dei sindaci sia limitata solamente a un solo intervento. Gli prego di fare riferimento, noi abbiamo anche collaborato con l'Alleanza per il Clima nel mettere a punto il software che viene utilizzato da molti comuni per la redazione dei piani. Prego Maurizio. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'invito da parte di ISPRA e mi complimento per la giornata, insomma. Sì, io mi rallaccio all'ultima affermazione che si diceva adesso, cioè il fatto dell'importanza dell'aspetto locale. Io la presento qui stamattina Alleanza per il Clima, che è un'associazione
europea, noi siamo il coordinamento italiano di città, di, fondamentalmente di città di tutta Europa, che fa attività diciamo, concreta di protezione del clima a livello locale. E io credo che il livello locale sia, la nostra associazione diciamo, già in maniera chiara l'ha messo come obiettivo nel momento della nascita nel 1992, ma io credo oggi, essendo arrivato più tardi a lavorare con l'Ansa per il Clima, che il livello locale sia il livello, la dimensione giusta del fare. Cioè, mi spiego meglio, se pensiamo che le attività, gli obiettivi che vengono posti a livello internazionale e nazionale possano essere, non debbano poi essere declinati sul livello locale, io credo che difficilmente poi possano essere raggiunti quegli stessi obiettivi, perché lo abbiamo raccontato un po' stamattina con gli interventi che mi hanno preceduto, quello che è intervenuto principalmente per farci raggiungere gli obiettivi che sostanzialmente insomma, abbiamo raggiunto del protocollo di Kyoto negli ultimi anni sono dovuti in parte ad attività legate al fatto che insomma c'è stata la crisi economica, in parte dovuto al fatto che ci sono stati degli strumenti effettivi messi in campo, gli incentivi per le fonti rinnovabili o per l'efficienza energetica e le varie norme europee per quanto riguarda le etichette energetiche degli edifici o degli automobili. Però come insomma, sto raccontando in questo momento, sono iniziative che provengono principalmente dal livello europeo e che a cui l'Italia si è adeguato. Forse solo per il decreto del 55% c'è una certa originalità ed efficacia nell'iniziativa, mentre per il resto sono delle norme, delle attuazioni di indicazioni che venivano dal livello europeo. E che noi peraltro abbiamo bruscamente interrotto, come nel caso delle fonti rinnovabili, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui quello che ci ha visto insomma, essere protagonisti in Europa, penso soprattutto al fotovoltaico per esempio, all'improvviso è stato tagliato bruscamente in maniera netta. E questo ovviamente avrà delle ripercussioni anche per il proseguio degli obiettivi futuri. Quindi speriamo che possano essere fatti anche dei ripensamenti da questo punto di vista per evitare di perdere questo treno che invece abbiamo faticosamente ma virtuosamente anche messo in moto. Il livello locale è però fondamentale per l'attuazione anche di tutte queste norme. Voi pensate solamente al fatto che se io determino una legge per l'efficientamento energetico degli edifici, ma poi non ho a livello locale sufficienti capacità di informare i cittadini, di dare gli strumenti operativi per usufruire di queste norme, inevitabilmente avrò una norma che è di per sé meno efficace, o lo stesso dicasi per gli incentivi per le fonti rinnovabili. Vado oltre, l'iniziativa del patto dei sindaci di cui si è parlato brevemente stamattina ha visto grandemente protagonista l'Italia nel contesto europeo, perché quasi la metà, praticamente la metà degli aderenti al patto dei sindaci in Europa provengono dall'Italia. Io ho seguito, diciamo, la nostra attività si è mossa principalmente negli ultimi anni nell'attività legata al patto dei sindaci, la redazione dei piani, all'assistenza alle pubbliche amministrazioni per adempiere agli impegni dovuti al patto dei sindaci. E io credo che al di là del fatto che è ovvio immaginare che dei tanti aderenti poi non tutti abbiano messo in campo gli strumenti necessari, la reale capacità per attuare delle riduzioni delle emissioni, degli efficientamenti, eccetera, è inevitabile questo. Però io credo che un po' tutti abbiano ricevuto un feedback positivo da questa esperienza, perché ho visto nell'arco di pochi anni, ad esempio, una elevatissima capacità adesso, attualmente, di raccogliere dei dati a livello locale sui consumi energetici, sui consumi degli enti stessi, cosa che all'inizio dell'iniziativa del patto dei sindaci, cioè parliamo di 4-5 anni fa, 2008 praticamente è partito e nel 2009 hanno iniziato ad aderire i primi comuni, c'erano enormi difficoltà a raccogliere questi dati, queste informazioni a livello locale, cioè i comuni non sapevano quanto consumavano, quindi inevitabilmente non potevano andare ad agire per ridurre i propri consumi o per fare delle attività sul campo energetico, quindi indirettamente delle emissioni, mentre oggi la capacità di raccogliere questi dati, queste informazioni è notevolmente aumentata, quindi questo è sicuramente un elemento positivo che è derivato dall'iniziativa del patto dei sindaci in Italia e in Europa.
E l'altro aspetto importante è, secondo me, che alcune iniziative, in particolare insomma, a macchia di leopardo, cioè non sono collocabili geograficamente in un luogo preciso d'Italia, alcune di queste iniziative di comuni che hanno aderito, di province che hanno dato supporto ai comuni o di regioni che hanno dato supporto ai comuni sono state particolarmente virtuose, cioè hanno dato dei risultati importanti, notevoli. E quindi secondo me dobbiamo ripartire anche da quello, cioè nella probabile insomma, nuovo obiettivo che verrà posto in essere sulla riduzione delle emissioni, dobbiamo pensare al fatto che dobbiamo dare un maggior supporto a livello locale, perché è da lì che poi effettivamente vengono realizzate le cose principali. Prima si citava il caso del Comune di Bologna con il piano d'adattamento che è legato al patto dei sindaci, perché comunque ci sono anche delle esperienze in questo senso di comuni che hanno legato l'attività di mitigazione a quella di adattamento anche con lo strumento del patto dei sindaci. Ma in generale, insomma, tutte quelle attività che vengono messe in... Oggi il nuovo programma di finanziamenti europei del nuovo programma quadro e anche le linee guida nazionali per il finanziamento che verrà poi gestito dalle regioni, è fortemente legato alla capacità dei livelli locali di inserire le iniziative che possono essere finanziate all'interno di piani, di strategie, come potrebbe essere il caso del patto dei sindaci, in modo tale che non rimangano delle iniziative spot, dei finanziamenti per cose che fine a se stesse o addirittura create ad hoc per prendere finanziamenti, ma che vengano invece inserite in una strategia più ampia di riduzione delle emissioni anche a livello locale. Io credo che questa sia la strada giusta. Poi toccherà appunto alle regioni in tutta Italia dare seguito a questa impostazione e realizzarle queste cose, cioè dare un supporto anche economico, finanziario ai comuni che effettivamente mettono in campo delle soluzioni e degli interventi che possono andare in questa direzione all'interno di strategie più ampie. Questa è la nuova sfida. Anche in questo senso non dipende solo dal livello nazionale, ma dipende soprattutto anche dal livello regionale, nelle varie regioni. Però è quello il quadro. In una slide che abbiamo visto all'inizio sul patto dei sindaci si parlava del fatto che ci sono due difficoltà principali, sono state rilevate due difficoltà principali, una legata alla difficoltà di avere dati e informazioni e l'altra rispetto alla capacità o agli strumenti finanziari per attuare gli interventi. Lì dovrebbe essere concentrata, secondo me, l'attività anche di supporto dal livello nazionale. Ora sappiamo che non c'è più questo coordinamento messo in campo qualche tempo fa, qualche mese fa, ma in ogni caso è da lì che bisogna ripartire, secondo me, come campo di attività. Non si tratta solamente di fornire degli strumenti per la contabilità delle emissioni tipo software o altro, anche se noi abbiamo fatto questo come attività e crediamo che sia stata una cosa importante ovviamente aver dato questo strumento, ma si tratta proprio di capacità di raccogliere dei dati, delle informazioni, di disponibilità di questi dati. Voi pensate solamente al fatto che se non ho l'informazione su quanto consumano le scuole di un certo comune, come posso pensare di fare un business plan con una ESCO per andare a ridurre queste emissioni, questi consumi e quindi avere degli interventi finanziabili da una banca, eccetera, se non ho la quantificazione di quanto sto consumando in questo momento e quindi quanto posso andare a risparmiare. È inevitabile che la raccolta di dati e di informazioni è il primo elemento fondamentale per pianificare un intervento anche in chiave futura e quindi anche in questo senso si lega al discorso finanziario. E poi anche dare effettivamente degli strumenti finanziari ai comuni, alle iniziative locali per poter essere realizzate. Io credo che siano queste le due sfide principali che, per quello che riguarda sia il patto di sindaci, ma più in generale l'obiettivo di dare un ruolo importante che inevitabilmente ha a livello locale per il raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni che poi sono di livello nazionale e internazionale. Ecco, questo insomma, spero di aver colmato un po' il gap dell'assenza del livello locale. Grazie. Ringrazio Maurizio Zara, direi condivido quasi tutto di questo intervento. L'intervento peraltro diciamo, ha dato una nota diciamo, più positiva a un quadro che effettivamente presenta luci e ombre, molti
molte delle iniziative avviate dai comuni sono effettivamente incoraggianti, il fatto che l'Italia si trovi a svolgere un ruolo di avanguardia, almeno a parole. In Europa non è un fatto da niente, ecco, si tratta di fare in modo che a questa buona volontà che è risultata espressa da tante amministrazioni corrispondano attività concrete e possibilmente diffuse sul territorio. ISPRA sta facendo la sua parte per supportare anche queste attività, sia per la parte legata alla mitigazione, sia per la parte legata all'adattamento. Comunque magari l'argomento potrà essere occasione di un altro incontro e di un'altra presentazione come questa. Vi ringrazio per la partecipazione. E così passerei quindi alla chiusura della tavola rotonda. Grazie.